delle ragioni fondamentali di questa guerra. Quello che questo testo ci dice è che ora la retorica non più soltanto la retorica dei diritti delle donne, ma anche la retorica dei diritti di gay e lesbiche inizia a entrare nel discorso dell'imperialismo. E quindi soggettività come quella gay e lesbica e anche quella queer, che fino all'11 settembre, ad esempio, potevano essere lette come soggettività in grado un po' di stabilizzare la nazione, perché se prendiamo in considerazione la nazione come micro-macro unità, la nazione si regola molto su l'eterosessualità come luogo capace di procreare, di ricreare i cittadini. Quindi l'omosessualità come un elemento capace di scardinare la stabilità della nazione. Quello che secondo questo teorico avviene dopo l'11 settembre è uno scarto: l'omosessualità non è più fuori i discorsi sulla nazione, sulla costruzione di immaginari nazionalisti, ma è ormai entrata dentro, soprattutto l'omosessualità bianca. E questo come è potuto avvenire? Questo è potuto avvenire soprattutto nella costruzione del binarismo omosessuale versus musulmano, e quindi nella costruzione dell'Islam come una delle quintessenze dell'omofobia. Quindi come l'Islam, come una delle religioni, come una delle culture essenzialmente omofoba e anche essenzialmente sessista. Quindi questi testi, questo testo come Gay Imperialism e Terrorist Assemblage, appunto, vanno a svelare questa retorica e a intaccare questa retorica e anche a leggere come, appunto, movimenti ritenuti di liberazione, di emancipazione, nel momento in cui non leggono il legame che le proprie lotte possono avere con le logiche più grandi, con le logiche dell'imperialismo, rischiano di fare il gioco del razzismo. È una delle citazioni che più trovo interessante di questo testo è che quella che dice che il razzismo è il veicolo che traghetta gay e femministe bianche nella politica mainstream, cioè il razzismo come sorta di moneta di scambio per poter entrare all'interno della politica mainstream, e anche la messa in concorrenza dei diritti come una delle logiche fondamentali che già Sonia ha analizzato nel momento in cui ha preso in considerazione la prima ondata del femminismo. La messa in concorrenza della questione del diritto delle donne versus i diritti dei neri è una chiara questione di messa in concorrenza dei diritti. Non c'è diritto per tutti, dobbiamo metterci in concorrenza e spartirci le briciole che possono darci. Quanto questo, in un contesto di crisi economica, di crisi globale, accelera ancora di più questo percorso. Le briciole sono veramente per pochi, i meccanismi di concorrenza aumentano sempre di più. E questo testo analizza molto quello che sta avvenendo soprattutto in Inghilterra, i diritti di gay e lesbiche sono diritti molto avanzati, come ad esempio l'Olanda. È abbastanza senso comune in questo momento in Olanda, nella comunità gay e lesbica bianca, il discorso per cui l'omofobia è ritornata in auge in Olanda soprattutto a causa dell'immigrazione di massa dal Maghreb e anche dall'immigrazione dalla Turchia. Quindi che l'omofobia era qualcosa che non era nello spazio europeo, in questo caso una nazione europea come l'Olanda, quindi l'omofobia come non qualcosa che non appartiene allo spazio europeo, ma qualcosa che viene portata dal di fuori attraverso l'immigrazione. Ora, non voglio addentrarmi troppo nel testo perché, vabbè, si può leggere, ma voglio passare direttamente all'analisi delle immagini e passare al contesto italiano, perché pensiamo spesso che in Italia lo stato delle lotte, anche della conquista dei diritti per gay e lesbiche, siamo talmente indietro che certe cose da noi non potranno ancora avvenire. Invece una delle tesi che iniziamo a sostenere in varie elaborazioni collettive e non, è che proprio in virtù di questa situazione italiana la partita si sta giocando precisamente adesso, cioè in occasione della conquista di diritti. Il razzismo è una delle chiavi che maggiormente possiamo giocare
o meglio, ovviamente per fortuna non è sempre consapevole, oppure non è sempre voluta la chiave razzista, però che l'insicurezza nella strada per la frocia venga dall'immigrato arabo è una cosa che ormai ha fatto piede nelle nostre comunità in una maniera abbastanza discutibile, insomma. Quindi io cosa voglio fare adesso? Adesso voglio proiettare alcune immagini e commentare alcune immagini dentro le quali si possono leggere tutta una serie di meccanismi che sono stati appunto definiti da la Queer of Color Critique. Infatti uno dei sottotitoli di questo seminario poteva essere da Black Feminism alla Queer of Color Critique, proprio per usare appunto il modello delle due parole in inglese e un quattro in italiano. E allora, una delle componenti fondamentali per capire queste traiettorie che sono state definite come nazionaliste gay e imperialiste gay è la questione della bianchezza, cioè il fatto che la omosessualità venga sempre più associata all'essere bianco, cioè la minoranza, questa è una delle cose che si dice in questo testo, che è imperialismo, la minoranza sessuale bianca, la minoranza razziale eterosessuale, no? Questo testo, questa immagine è un'immagine che è stata prodotta, in realtà è stata riprodotta per l'Euro Pride che c'è stato a Roma nel 2011, lo scorso anno, a Piazza Vittorio. Questa immagine che cosa fa? È stata prodotta all'interno delle celebrazioni dei 150 anni dell'Unità d'Italia. Allora, che cosa fa questa immagine? Questa immagine fondamentalmente gioca con la parola civiltà anche, ed è ovvio che nel contesto post 11 settembre la parola civiltà ovviamente non lo era neanche prima, perché la parola civiltà per chi non è a digiuno di teoria coloniale e postcoloniale, la parola civiltà è una parola che è profondamente legata alla violenza coloniale. Una delle giustificazioni della violenza coloniale è stata portare la civiltà oltre mare. Quindi cosa succede? In questa immagine la civiltà è associata a tutta una serie di elementi. È associata fondamentalmente al bacio tra queste due donne. Il bacio tra queste due donne è la garanzia dello spazio della civiltà del nostro paese. Il fatto che questo bacio avvenga sotto un tricolore dà gioco forza alle alle teorie omonazionaliste, no? L'omosessualità non è fuori dalla nazione, l'omosessualità anzi è sotto la nazione, celebra la nazione, l'Italia unita contro l'omofobia. L'Italia unita contro l'omofobia, il richiamo con la parola civiltà ci sta chiaramente dicendo qual è la frontiera della civiltà. La frontiera della civiltà è, cioè l'omosessualità è una delle frontiere attraverso cui misurare la civiltà. Gli incivili chi sono? Nello scontro tra civiltà il non civile è l'arabo e sono i musulmani, e in questo caso se prendiamo in considerazione anche alcuni elementi come il fatto che ci sia del vino, del prosciutto e del maiale, è chiaro cos'è lo spazio della civiltà ed è chiaro anche chi è fuori lo spazio della civiltà. Quindi in questa immagine appunto abbiamo retoriche sulla civiltà, retoriche sul nazionalismo, abbiamo la classe sociale è una componente molto interessante di questa foto, perché queste due tipe che si baciano non sono corpi abietti, non sono le butch di strada, ciccione come me ad esempio, ma sono dei corpi profondamente puliti, sono dei corpi molto bianchi, con una gestualità anche molto, questo calice, questo anello, c'è una gestualità molto, molto interessante. Quindi automaticamente abbiamo l'associazione con la classe sociale, la bianchezza, la civiltà e la nazione legate all'omosessualità. E di questa c'è anche la variante maschietta, e mi sembra molto interessante questa maglia rossa e questa maglia nera, no?
mi sembra molto interessante il gioco tra il compagno e il fascio che si baciano con un certo colore, quindi come l'omosessualità, l'omosessualità possa essere paradossalmente la bandiera anarchica. Vabbè, uguale. Quindi come l'anarchia. C'è il tricolore però. Sì, sì, come la capire. C'è qualcosa che non va. Come l'omosessualità e l'omosocialità come una delle. Cioè, anche è svelare in certo modo anche l'omosocialità, no? Come il collante nazionale. Anche tra varie, cioè tra soggettività anche antagoniste, è possibile trovare, cioè l'omosessualità e l'omosocialità ci garantisce comunque una stabilità e anche una fine delle concorrenze tra maschilità dominanti o meno, insomma. Sorvolerei perché poi chi è bolognese non so, c'è stato un lungo dibattito. Vabbè, la figura di Italo, nel senso, non so quanti di voi sono familiari con questa figura, no? E anche con dove è inserita questa foto? Questa foto non direttamente, però è inserita anche in una traiettoria abbastanza. Una traiettoria che si è delineata tempo fa nel momento in cui Casa Pound chiama a discutere di unioni civili una esponente nota del movimento gay e lesbico italiano come Paola Concia, a discutere insieme di unioni di fatto. E cosa dice Casa Pound in questo documento che poi circolava in rete? Fondamentalmente, l'omosessualità per noi non è un problema, le coppie di fatto non sono un problema in quanto sono un fatto, la cosa importante è regolarizzare queste unioni, ripulirle da tutte le forme eccessive e soprattutto che questa roba qui sia integrata nella nostra visione organicista dello Stato. Quindi l'omosessualità è tollerata nel momento in cui appunto è qualcosa che non mette a repentaglio la stabilità nazionale, fondamentalmente. Quindi appunto retorica un nazionalista in Italia. Poi questo è uno dei flyer che è stato prodotto proprio durante il periodo durante le celebrazioni appunto del centocinquantenario. E una delle cose più interessanti in questo flyer, e una delle cose anche appunto più interessanti che viene fuori da queste analisi sul gay imperialism e l'omonazionalismo, è la questione dell'ascesa della bianchezza, cioè il fatto che l'omosessualità per essere meno e meno considerata come qualcosa che mette a repentaglio immaginari nazionali, che mette anche a repentaglio la vita della gente, debba avere un carattere, debba ripulirsi in un certo qual modo, e il colore gioca molto a creare questa, appunto, questa traiettoria verso i ripulirsi. Ora faccio una piccola digressione. Sono abbastanza ossessionata io da questa questione del colore e dal legame con la queerness soprattutto. E uno degli esercizi che faccio spesso è guardare i video in cui c'è un immaginario chiaramente queer che viene fuori da questi video. Ad esempio, una delle mie ossessioni più grandi è Bad Ditto dei Gossip, non so se la conoscete tutti. I Gossip è questa band queer statunitense, la cui cantante è una donna super cicciona con una voce fantastica che si autodefinisce white trash, che si definiva white trash, cioè bianca sporca, che viene appunto veniva da una famiglia molto povera, working class e contadina anche, se non sbaglio. Quindi lei si è sempre rivendicata questo suo essere bianca ma essere sporca. Ora, se guardiamo i video di Gossip, man mano che i Gossip diventano famosi, quello che succede al personaggio Bellitto in questi video, o su scena anche, che Bellitto in questi video diventa sempre sempre più bianca. La luce gioca, sempre più bianca, c'è sempre più contrasto tra Bellitto in scena e i suoi ballerini neri dietro, e ripulire questa donna cicciona, anche abbastanza sovversiva, femminista e queer, quindi farla entrare nello spazio, diciamo, della musica mainstream,
il ripulire la sua queerness attraverso un'eccessiva purificazione del suo colore è uno degli elementi che è più in ballo in questa rappresentazione. E se prendiamo in considerazione appunto questo flyer, la bianchezza è l'elemento dominante di questo flyer. Il flyer è bianco, il culo del tipo è bianco, eccetera eccetera. Vabbè, qui abbiamo il tricolore è un come Sonia ha scritto Vittorio Emanuele, no, Vittorio il femministe a parole, il tricolore è direttamente legato all'immaginario coloniale, è stato un mezzo no, ma guardiamo anche l'incrocio degli sguardi, perché c'è lo sguardo del maschio che guarda avanti, mentre invece le due donne si guardano tra di loro in maniera più intima, no? Come dire, uno è il maschio proiettato verso, l'altra invece è la donna che cura il popolare, cioè chiaro. È terribile. Chiaro. Vediamo che tutta l'intimità della regione. Poi vabbè, se mamma mia, appunto il testo che io consigliavo di leggere di Gina Ritavorn, Tasmilla Tahir, Esra Erdem, si chiama Imperialismo Gay, e parla molto del legame stretto tra guerra, imperialismo e omosessualità, e tra l'altro non so quanti di voi sono familiari con la questione del pinkwashing e sulla questione israelo-palestinese. Israele costruisce moltissimo l'immagine di se stessa come una delle, ed è questa una retorica che è molto presente nel movimento gay italiano, soprattutto gay, di Israele come patria dell'omosessualità e come una appunto delle retoriche più forti è Israele è una delle culle, l'unica culla di civiltà del Medio Oriente, perché è la terra gay friendly per eccellenza. Questo è il turismo gay in Italia, incentiva molto questo tipo di immaginario. Beh, questa immagine non è che, cioè, non c'è bisogno di commentarla fondamentalmente. Questo è Out, è un magazine del Mario Mieli, che è una delle associazioni mainstream più grosse romane, forse anche nazionali, e questa è la copertina di un numero che era dedicato alla fine del Don't Ask, Don't Tell nell'esercito americano, che viene appunto celebrato in questo numero come un esempio importante ovviamente di verso l'emancipazione, il fatto che gay e lesbiche finalmente possono a pieno titolo e anche visibilmente essere nell'esercito. E questa roba qui, questo numero, esce pochi giorni prima dello scoppio della guerra in Libia. L'Italia ha avuto un ruolo fondamentale durante la guerra, la guerra in Libia, e tra l'altro con anche un riferimento storico abbastanza agghiacciante, perché la prima guerra in Libia del 1911 è stata una degli avvenimenti che più hanno spaccato la sinistra storica allora, ma anche il femminismo del tempo, tra le interventiste e le interventiste. Quindi ovviamente tutta questa roba non c'è in questo articolo, fortunatamente, però se pensiamo se leggiamo le dinamiche storiche e anche le varie traiettorie che i ritorni e i ricorsi storici possono avere, sembra abbastanza interessante questa cosa. Ok, io non ho più immagini e non so, io forse mi fermerei qui e vedrei un po', cioè lascerei un po' di spazio al dibattito e poi magari sono altre cose ci intorno, ma per adesso mi fermerei qui. Per me sarebbe interessante, insomma, potremmo anche continuare a parlare per ore, perché come avete visto sono questioni che ci interessano, ci appassionano, però ovviamente sarebbe più interessante capire da voi cosa vi interessa di più, cosa vi stimola, e a questo punto anche, insomma, cosa non vi ha convinto, magari cerchiamo di dialogare. Se no lasciamo la parte. Io ho una domanda su un intervento. No, primo sicuro di Barbara. Ah, no, però
No, vabbè, non lo so. Cioè. Magari dico altro, però quale cosa? Vabbè, non volevo però. No, no, vai, finte. Mi vengono in mente ancora un po' di cosette. Ad esempio che questo articolo qui è uscito in un libro che si chiama Out of Place. Out of Place? Fuori luogo. Sì, no, sto cercando di Interrogating Silence is Queerness / Raciality. E questo testo è stato censurato e messo fuori commercio proprio a causa di questo articolo. Questo articolo ha creato un putiferio a livello internazionale che ha portato alla censura di questo libro e al ritiro immediato e coatto dal commercio di tutte le copie che c'erano in questo libro. Perché questo articolo attacca abbastanza apertamente Peter Tatchell, che è una delle figure abbastanza centrali del movimento gay inglese, e identifica Peter Tatchell proprio uno degli esempi più lampanti di retoriche imperialiste e neonazionaliste fondamentalmente. Quindi Peter Tatchell ha avuto talmente tanto potere da far da chiedere appunto alla casa editrice di mettere fuori commercio questo libro, e questo avvenimento è abbastanza interessante perché questo testo è un testo che appunto che è una diretta, no, è una diretta, come dire, emanazione di tutte queste teorie che vengono da femministe e lesbiche nere, e penso che ci debba anche abbastanza interrogare questa cosa di quanto potere circoli nelle comunità gay, nelle comunità queer, potere tale che è capace di interrompere il diritto di parola e di mettere fuori commercio un testo che ha una potenza complessiva, un valore complessivo enorme, sia dal punto di vista teorico, epistemologico, fenomenologico, che dal punto di vista anche politico. Non so se vi ricordate che nel 2009 queste tematiche sono esplose in maniera un po' più visibile grazie a Judith Butler e al fatto che nel 2009, se non sbaglio era il 2009, Butler era stata chiamata dal Pride di Berlino per prendere il premio per il coraggio coraggio civile, se non sbaglio, e Butler chiaramente ha rifiutato il premio dicendo no, rifiuto il premio perché denuncio le politiche e le retoriche interne al movimento gay tedesco e ne denuncio le pratiche appunto razziste, orientalizzanti, imperialiste, eccetera, eccetera. E sono tutta una serie di fenomeni molto simili in vari paesi e sono anche fenomeni molto più complicati ovviamente, perché ad esempio se prendiamo il caso della Francia e se prendiamo il caso del femminismo, non so quante di voi sono familiari col contesto francese, le questioni coloniali e postcoloniali in Francia non sono più semplicemente una netta divisione tra bianchi e non, diciamo bianchi e neri, bianchi e arabi, ma retoriche coloniali e repubblicane sono fatte proprie anche da movimenti femministi di seconda e terza generazione, come di Putin di Sunisa, ad esempio, che è un gruppo di femministe a maggioranza nordafricane, algerine e marocchine fondamentalmente, che sono state tra le figure più agguerrite è a favore della legge, appunto, ad esempio della legge sul velo che impedisce lo spazio pubblico francese. Quindi appunto la faccenda inizia ad essere molto molto più complicata rispetto alla semplice divisione femminismo bianco o queer of color e qui bianchi, ci sono meccanismi molto più complessi all'interno. Non era successo una cosa anche in Italia con la legge, quella dell'aggravante del caso in cui ci fosse successo violenza contro omosessuali che era stata inserita nel pacchetto di sicurezza? Lì era stata, diciamo, in questo contesto il movimento gay italiano aveva alcune parti avevano capito un attimo che si stava uscendo. Sì, appunto, nel senso per guadagnare un minimo di diritti per l'omosessuale va inserito comunque in la politica di espulsione di tutte le altre minoranze. Quindi.
sì, è che se non abbiamo appunto la capacità di leggere in maniera intersezionale le dinamiche di potere e la realtà sociale, facilmente cadiamo in sostituzioni retoriche. Quindi se guardiamo appunto soltanto al genere, alla sessualità come componente prima, facilmente facciamo un gioco di dinamiche secondarie. Sì, poi su questa questione del pacchetto sicurezza in realtà pure si potrebbe parlare a lungo, nel senso che appunto quell'emendamento che dicevi tu è saltato, però altre cose sono passate, cioè il pacchetto sicurezza del 2009 è stato quello in cui anche insomma si è discusso molto sul... appunto, cioè è stata utilizzata la retorica della difesa del corpo delle donne bianche dall'immigrato stupratore come uno dei motivi per rendere più semplici le espulsioni forzate anche dei cittadini comunitari, che era una cosa che insomma in Italia è stata approvata inizialmente insomma nel 2007 dopo l'omicidio di Giovanna Reggiani, e poi nel pacchetto sicurezza del 2009 appunto se ne era discusso ancora, perché era stata approvata una delle leggi, uno dei provvedimenti del pacchetto proprio all'indomani dello stupro della Caffarella a Roma. Però insomma questo discorso della strumentalizzazione dello stupro, della violenza sessuale in chiave razzista e xenofoba in Italia, insomma l'abbiamo avuto adesso, ecco, per esempio è una questione centrale per il femminismo nero afroamericano. Sempre in quel libro di Angela Davis di cui vi parlavo c'era già allora un saggio sul mito dello stupratore nero, con una retorica che era stata costruita all'indomani dell'abolizione della schiavitù proprio per giustificare il linciaggio dei maschi neri, per cui insomma pure lì appunto c'è o la prospettiva che è intersezionale, altrimenti si rischia sempre di perdere una parte del quadro. Ci sono altre domande, interventi? Io solo un commento sull'ultima parte, ti vorrei ringraziare per le foto che hai mostrato di Guarantini, perché effettivamente viste così sono molto significative, evidenziano una tendenza preoccupante, però allo stesso tempo volevo notare che la bandiera italiana può essere vista anche come ambivalente, perché nel periodo Lega e Berlusconi oltre a un'immagine di nazionalismo è venuto anche a significare un richiamo alla legalità, alla Costituzione e anche diciamo un modo per opporsi a Padania Libera e cose varie. E quindi nell'immagine che ho usato tu mi sembra fosse più nazionalista, però in altre situazioni può significare anche, può avere altri significati. Vado qui. Hai scritto una voce su tutto il cuore. Sì, però mi sembra. Cioè, se vuoi dire qualcosa prima tu, sennò io snocciolo. Vabbè. Prego. Beh, è chiaro che tutti i simboli possono essere letti in maniera ambigua, ambivalente, però comunque il tricolore è il simbolo di una comunità nazionale, no? Non possiamo uscire da questa cosa. Il fatto che il tricolore è il simbolo di una nazione e quindi che possiamo volutamente o meno richiamarci a quell'immaginario nazionale o desiderare anche di diventare. Ora io non voglio entrare sulla questione legalità, perché ho cioè, una visione molto mia personale su questa faccenda, sul giustizialismo, sulla legalità, non ci entro, anche perché non è una retorica, sono abbastanza in opposizione nei confronti di queste retoriche, quindi non ci entro. Richiamarsi comunque al tricolore vuol dire costruirci comunque come quella che Benedict Anderson, che era uno storico del nazionalismo, chiama le nazioni comunità immaginarie,
comunità immaginarie che nascono in periodo, diciamo, l'idea, l'ideologia della nazione nasce in un momento storico molto particolare, strettamente legato soprattutto all'impresa coloniale. Il tricolore è strettamente collegato alla vicenda coloniale. Infatti questa stessa domanda è uscita fuori esattamente in un'altra situazione in cui era insieme a Jamila Mascat, che sarà qui di nuovo. Jamila Mascat, Jamila è di origine somala, per cui dice: io non lo leggo assolutamente in maniera ambivalente il tricolore, per me il tricolore non è per niente ambivalente, no, per quanto mi parla è un tricolore simbolo di violenza coloniale, di chi è arrivato nel paese di mio padre, ha piazzato questa bandierina, ha sterminato la gente, quindi chiaro che i simboli possiamo leggerli in maniera diversa. Io ad esempio non me la sento assolutamente di voler rivendicare la mia appartenenza ad una nazione e di rientrare nel discorso appunto della nazione. E Sonia, c'è scritto una voce, vorrebbe sì, e certamente volevo aggiungere che certamente, come evidenziavi, mettere qualcuno di bianco, ricco, ben vestito al tricolore vuol dire anche dare una connotazione a chi può essere italiano, chi no. Chiaro. Questa è l'Italia che vogliamo, e se non siete così non lo siete, proprio in questo senso sì. Ecco, ma è proprio questo. Diciamo che lo dico da veneta, perché appunto in Veneto... No, giustamente... C'è la prevalenza a questo settore, la bandiera della Lega. C'è questo problema, se posso, appunto, io cioè non vorrei dilungarmi, sono un po' logorroica oggi, però la questione mi tocca molto perché appunto... come diceva Barbara, io nel volume Femministe a Parole che abbiamo, a cui ho partecipato, e molte delle autrici di questo volume sono poi le persone che parlano in questo ciclo di seminari, e io ho scritto una voce proprio sul tricolore, proprio su questa ambivalenza di cui parli, che effettivamente, cioè, io riconosco esiste. Anche se ovviamente sono più dell'opinione di Barbara che appunto sia comunque un simbolo problematico che richiama tutta una serie di relazioni di potere, di dinamiche di inclusione ed esclusione, per cui l'uso che se ne può fare è molto problematico e personalmente, insomma, lo riconosco più come un simbolo di oppressione e di esclusione, appunto come un simbolo di una comunità nazionale che quindi stabilisce i confini di chi è interno e di chi è esterno alla nazione, quindi di chi è alleato e di chi è un nemico. Però è vero quello che dici tu, che negli ultimi anni, a partire dalla presidenza Ciampi fino a appunto tutta la retorica del 150enario dell'Unità d'Italia, è stato costruito un discorso qui in Italia in cui appunto il tricolore è stato utilizzato come un simbolo, anche un antidoto rispetto a il degenerare appunto della Lega e del razzismo, della xenofobia in Italia. E su questo, insomma, io inviterei a leggere, più che la mia voce su Femministe a Parole, il lavoro di uno storico che è Alberto Mario Banti, che ha scritto, insomma, delle cose molto interessanti su come è nato il tricolore e quali sono appunto le accezioni, i significati che storicamente abbiamo attribuito a questo simbolo e che appunto secondo me non ci permettono di utilizzarlo in maniera innocua e ingenua, nel senso che purtroppo, cioè, non possiamo dire semplicemente sì, è un simbolo che possiamo contrapporre al separatismo leghista, perché questo simbolo è servito, insomma, a costruire la retorica di una identità nazionale durante il Risorgimento, ma poi anche appunto durante il periodo fascista e colonialista, per cui è servita comunque a stabilire i confini tra chi appartiene alla nazione e chi non vi appartiene, tra chi è nemico, e quindi è considerato barbaro, è considerato come una minaccia per l'integrità della nazione, per il corpo delle donne e per il sistema appunto dell'eterosessualità obbligatoria, per cui ancora oggi appunto il tricolore viene sventolato come simbolo di civiltà da contrapporre alla barbarie, che verrebbe solo
dagli stranieri, dagli immigrati, dai nemici, per cui insomma uno degli esempi che appunto io mi viene di fare era l'uso del tricolore, che è stato fatto anche da alcune gruppi di donne che hanno manifestato per la dignità delle donne, identificando la dignità delle donne con la dignità della nazione. Mi riferisco al movimento di Se non ora quando, e in particolare al fatto che hanno per esempio diffuso un comunicato che riguardava il discorso sulla violenza sulle donne, in cui si diceva che un paese che non rispetta le donne è un paese lontano dalla civiltà e dall'Europa, come se la violenza sulle donne fosse qualcosa che riguarda gli altri, appunto gli stranieri, e non come se non insomma sapessimo che il patriarcato è qualcosa di universale, che insomma non ha passaporto. Inoltre tutta questa retorica della, appunto, dell'identità nazionale del 150enario è stata usata l'anno scorso appunto anche strumentalmente per tutte quelle campagne che sono state portate avanti per garantire i diritti di cittadinanza ai figli degli immigrati. Anche lì, insomma, secondo me in maniera molto strumentale, nel senso che abbiamo visto sventolare ovunque, sia associazioni insomma di sinistra che di destra, cioè parliamo insomma da Fini all'Arce, la CGL con la campagna L'Italia sono anch'io, le dichiarazioni di Napolitano, la proposta di legge bipartisan che insomma giace ancora in Parlamento. I figli degli immigrati sono i potenziali elettori di domani se dovessero ottenere la cittadinanza, per cui nonostante comunque lo Stato, i media, le istituzioni, la scuola continuino a disciplinarli come stranieri semplicemente per il colore della pelle o per il passaporto, quando serve insomma li consideriamo cittadini. Però allora ecco, io quello che mi chiedo è insomma questo uso di questi simboli andrebbe fatto forse in maniera un po' più consapevole delle relazioni di potere che sono iscritte nel, appunto nel tricolore, ma in tutti i simboli dell'identità nazionale, perché purtroppo storicamente insomma sono serviti più a dividere che a includere, a unire. Io volevo dire una cosa in relazione a, cioè sì, ricordo in relazione di, no una domanda, cominciamo per una roba su, cioè mi ricordo la manifestazione di San Ora quando qua a Bologna, che sono arrivata per curiosità, no, perché sono arrivata sia chiaro perché sono andata così, era piena di tricolori, una cosa che non mi aspettavo generalmente, e mi ricordo che in quel periodo si parlava tantissimo di le donne per bene della nazione, come dicevi tu prima, non solo per una questione di civiltà, ma per c'era tutta la critica contro le sex workers, le escort, eccetera. Cioè, se sei una puttana non sei una vera italiana, la vera italiana è la madre, quella per bene, quella anche un po' schiavizzata se vogliamo comunque, e c'era tutta questa retorica proprio per dividere ancora di più le donne. Poi qua non vuol dire, non voglio entrare a difendere la spada tratta, insomma, le escorti del Parlamento, eccetera, però per far capire che quella, questa ha fatto dei danni gravissimi, soprattutto per chi faceva parte comunque del movimento dei diritti per le prostitute, l'immagine della prostituta come degrado e così via. E poi ricordiamo comunque che il nazionalismo storicamente si è servito delle donne in maniera, in tantissime maniere. E ricorda anche sempre un libro di Banti, quello che adesso non mi ricordo come si chiama, però parla di come l'immagine della nazione è un'immagine femminile e tutte le varie ricostruzioni iconografiche, non solo da un punto di vista letterario. Quindi da un punto di vista femminista e femminile è possibile che il nazionalismo, a parte in alcuni casi ci sono state associazioni pro nazione, pro guerra, eccetera, però in generale comunque le donne hanno dato molto, la nazione se ne è servita molto di un'immagine femminile dando per poco. Sì, ma questa è una mi veniva ancora a fare una riflessione rispetto al fatto che molto spesso, purtroppo aggiungo, il tricolore è visto invece come un accesso al welfare, no? Le persone pur di accedere a certi servizi si riconoscono in quella grande categoria, che però è una costruzione sociale.
però se dall'altra parte c'è una richiesta di diritti, come dire, è una sorta di ricatto, per cui fai parte di quella cosa per tenere fuori qualcun altro, però almeno ti viene riconosciuto qualcosa. Mi viene in mente il caso recente delle coppie di fatto che è stato fatto a Milano, no? Cioè, paradossalmente ci può essere un avanzamento di diritti, che secondo me è anche legittimo e giusto. Il problema è capire che va contemporaneamente creata un modello di inclusione e non che per quel diritto poi devo tenere fuori qualcun altro. E quindi non lo so, forse uno dei punti da aggredire è anche questa idea che è quella della scarsità, no? L'idea che le cose bisogna sempre dividere fra pochi, invece in realtà aumentare un diritto per qualcuno può anche essere un modo per includere qualcun altro. Certo, questo è un discorso molto teorico, veniva anche richiamato in una casa la questione della Costituzione, no? Cioè, quanto quella carta che sta lì da 50 anni riesce a rappresentare non solo i diritti delle coppie, penso lesbiche, gay, però anche dei lavoratori, cioè quanto poi un testo costituito 50 anni fa potrebbe essere interessante vedere come renderlo più inclusivo, certo sempre tenendo sullo sfondo che non si può includere escludendo qualcun altro. Ed è esattamente quello che fa queste politiche. Però per me, come dire, è una questione interessante capire perché le persone sono disposte a cedere, cioè sono disposte a farsi includere e invece escludere qualcun altro, cioè capire perché questo dispositivo è così forte e non invece appunto parlare, esprimere qual è il proprio desiderio, dire paradossalmente ok, io ho voglia di costruire un welfare, anche la possibilità di più successione, il fatto che è una questione molto, molto sensibile, non poter lasciare le proprie idee, le proprie cose a chi si vuole. Invece la successione in Italia, ad esempio, è tracciata molto dal sistema della famiglia. Non che io sia un liberale, però paradossalmente la famiglia in Italia è molto forte, perché traccia anche la successione e tutte queste. Quindi però insomma, non so se ho fatto troppo casino sono questioni molto interessanti. A me è capitato di partecipare a Bologna in occasione del lancio del Pride, che si è svolto qua a Bologna, e molti interventi, c'era una serata, molti interventi dicevano in Parlamento nessuno difende i diritti dei gay, in Parlamento nessuno parla dei gay, la conciano, non fa niente, cioè paradossalmente c'è sempre un demandare a qualcun altro e non prendere parola e dire che okay, io provo a fare attivamente politica ponendo delle questioni centrali, come può essere appunto la questione del welfare, la questione dell'accesso ai diritti, e invece demandando si innesca esattamente questo meccanismo, no? Per cui io mi riconosco, però qualcun altro viene escluso, non si riesce spesso a rompere questo ricatto. No, mi veniva da, cioè, nel senso, secondo me è toccato un punto centrale, nel senso che è proprio su questo ricatto che si gioca tutto, cioè per cui appunto molto spesso ad alcune soggettività viene richiesto, no, di aderire a determinati ideali per entrare a far parte della nazione e quindi avere accesso ai diritti di cittadinanza a scapito o a svantaggio di qualcun altro, no? Poi il potere funziona così, divide e impera. Però insomma dovrebbe essere invece da parte dei soggetti che sono esclusi, dovrebbe esserci questa capacità di lottare per i propri diritti, non insomma a svantaggio, no, di qualcun altro. Però è anche vero che non è così facile, no, quando tu subisci ovviamente delle forme di esclusione, di marginalizzazione, e infatti, cioè, quello che io dicevo prima anche sull'uso del tricolore da parte dei figli degli immigrati, cioè da una parte io mi rendo conto che per me che ho i diritti di cittadinanza è anche facile dire non ho patria, non mi riconosco nello Stato italiano. Per una persona che non ha accesso a questi diritti è anche più difficile rinunciare. E mi veniva, insomma, anche per dire fare una riflessione, un po' ritornare a insomma le questioni che abbiamo trattato oggi, per cercare di tirare anche un filo, una conclusione almeno da parte mia, che avrei voluto fare prima, insomma poi mi ero dilungata troppo. C'è una cosa che ci terrei a dire, cioè un esempio pratico su questa questione della patria, dell'identificazione tra donne e nazione, cioè
questa frase "in quanto donna io non ho patria" di Virginia Woolf è un'affermazione insomma classica, ripresa più volte, e appunto è proprio una femminista nera afroamericana, Alice Walker, a discuterla dicendo che insomma, è molto facile da parte di una donna europea bianca e di classe media fare un'affermazione di questo genere, è molto più difficile da chi appunto è in una posizione di marginalità ed esclusione. E però un testo che non ho citato ma che avrei dovuto citare secondo me, che è importante e che riprende proprio questa frase, è La politica del posizionamento di Adrienne Rich, poeta e femminista ebrea e lesbica morta proprio l'anno scorso, che ha vissuto negli Stati Uniti e che in questo testo famosissimo che è appunto si intitola Appunti per una politica del posizionamento, cita proprio sia il testo del Combahee River Collective sia l'affermazione di Virginia Woolf sulla patria. E Adrienne Rich dice proprio: dopo aver letto i testi delle femministe nere e lesbiche, il femminismo bianco non può perdere questa occasione di cogliere questa sfida che è stata lanciata. Cioè, dopo aver letto questi testi che riconoscono le relazioni di potere anche tra le donne, le differenze tra le donne, non è più possibile fare delle affermazioni generali e generaliste sulle donne, non è più possibile dire quelle frasi che iniziano con "le donne hanno sempre detto o fatto qualcosa", perché appunto le esperienze delle donne sono diverse, non è più possibile dire "in quanto donna io non ho padre, in quanto donna la mia padre è il mondo intero" e ripetere questa frase tre volte per considerarsi irresponsabili rispetto anche alle scelte politiche delle nostre nazioni imperialiste, colonialiste, europee, occidentali. È necessario essere sempre consapevoli della parte di mondo da cui parliamo, del posizionamento specifico in cui ci troviamo quando facciamo un'affermazione di questo genere, quindi delle relazioni di potere in cui siamo iscritte, delle relazioni di potere che sono iscritte anche proprio sul nostro corpo, sul colore della nostra pelle, sul modo in cui appunto possiamo occupare delle posizioni diverse in una scala gerarchica nelle relazioni con altre soggettività. Insomma, questo mi sembrava una cosa importante da dire, perché altrimenti sembra che insomma, questi testi di cui abbiamo parlato siano una critica che poi diventa anche paralizzante dal nostro punto di vista. Cioè, qui a parlare siamo tutte bianche e probabilmente insomma anche con un passaporto, una carta d'identità italiana, e insomma leggere queste critiche ovviamente può rischiare di farci sentire in una posizione appunto di paralisi, in cui cioè c'è una critica che mi impedisce a un certo punto di parlare, perché io sono comunque il soggetto che opprime. Ora, in realtà, insomma, quello che ci insegnano questi testi è che queste oppressioni formano una ragnatela, un groviglio in cui ognuno di noi, a seconda delle relazioni in cui è iscritto, può posizionarsi nella scala più alta o più bassa della gerarchia, della relazione di potere, e che comunque questo non può diventare un modo per smettere di prendere la parola, ma anzi è necessario invece essere consapevoli di queste relazioni per costruire anche delle alleanze che siano appunto magari delle alleanze, delle coalizioni, insomma, che attraversino i confini di genere, classe, razza. Ci sono altre domande? Io volevo dire una cosa sul legame tra nazione, sessualità, genere e anche disciplinamento di tutte queste cose, no? Perché il caso di Senora Quanto parla molto di questo desiderio, anche di normazione, no? Cioè, donne per bene, donne per male, la sessualità eccedente è qualcosa che può
destabilizzare la tenuta nazionale, no? E questa è una cosa classica, tipica del nazionalismo, cioè tutti gli studi, anche storici, sul legame tra, penso ad esempio allo studio di John Moss, che ha fatto questo studio appunto sul legame strettissimo tra sessualità e nazione, e anche tutti gli studi tipo quelli di McClintock, di Nira Yuval Davis, che partono da, o anche lo studio di, non mi ricordo il nome della teorica, che parte da Foucault e dall'analisi della sessualità di Foucault e da ciò che manca in Foucault, e cioè un'analisi della relazione tra la sessualità moderna e la modernità coloniale. Tutti questi studi ci dicono che appunto c'è un legame strettissimo tra questi fenomeni, non solo perché il concetto stesso di nazione deriva da nascere, cioè la nascita, cosa che garantisce la nascita, la riproduzione garantisce la nascita, come ci si riproduce ancora oggi, secondo quelle che sono le volontà anche politiche dell'oggi in cui viviamo, ci si riproduce attraverso la relazione sessuale eterosessuale. E se pensiamo al momento in cui le nazioni nascono, storicamente, al nazionalismo classico, al nazionalismo diciamo tra diciamo, 800-700, la storia va bene, nazionalismo 700-800, se pensiamo all'Ottocento, appunto, qual è il contraltare su cui le nazioni si costruiscono? È l'impresa coloniale. E in questa impresa coloniale la regolamentazione della sessualità è strettamente collegata alle costituzioni delle nazioni, e la sessualità è strettamente collegata alla razza, anche perché nel momento in cui bisogna creare delle comunità nazionali, bisogna anche andare a invadere altre popolazioni, bisogna fortemente regolamentare la sessualità, perché la sessualità è il veicolo della mescolanza razziale, e la sessualità quindi è il veicolo che può anche teoricamente mettere in crisi appunto la stabilità e la tenuta nazionale. Quindi disciplinare la sessualità è anche un modo per disciplinare la cittadinanza, fondamentalmente, e il disciplinamento della sessualità prevede anche un disciplinamento dei generi, fondamentalmente. Quindi le sessualità eccedenti, che allora erano l'omosessualità, che l'omosessualità si costruisce in relazione molto stretta alla sessualità dei colonizzati, tra virgolette, ed è anche molto interessante come tutte queste retoriche attuali sull'Oriente come il luogo dell'omofobia, in realtà è un discorso esattamente inverso a quelli che erano i procedimenti, le traiettorie coloniali. Durante il colonialismo si andava in Africa, si andava in India, si andava nel famoso Oriente, perché erano gli spazi in cui la sessualità, in cui diciamo, soprattutto per quanto riguarda l'Inghilterra, i rigidi dettami dell'epoca vittoriana, si poteva sperimentare nell'oltremare una sessualità liberata, ovviamente con dinamiche di potere razziali, in cui appunto l'omosessualità diventa anche direttamente strumento di, in maniera ambivalente, ambigua, di dominazione coloniale. Quindi appunto il momento in cui si disciplina la sessualità, si disciplina la razza, si disciplina il genere, e l'omosessualità emerge ad esempio in questo momento, che l'omosessualità emerge come categoria strettamente collegata alla dimensione della razza e come categoria dannosa per la nazione. Le teorie sull'imperialismo gay, sul nazionalismo ci dicono che siamo oltre tutto questo, ma l'omosessualità non è più un fattore di rottura, ma è un fattore normativo. E il sex work e la prostituzione è appunto questo, che il fenomeno sonoropando dovrebbe essere molto analizzato, perché fa molto parte di una traiettoria molto grande anche di, vabbè, è il post Berlusconi, quindi dobbiamo liberarci dallo schifo, appunto, dallo schifo non legalitario, dobbiamo liberarci dalle puttane e dall'escorto, fondamentalmente da questa idea, con un livello di puttanofobia enorme in questo discorso, ma dobbiamo anche costruire una nuova borghesia, fondamentalmente, o comunque una nuova classe dirigente, ripulita in un certo qual modo, e il femminismo, il movimento gay e lesbico ci servono, perché non possiamo tenere fuori queste componenti, abbiamo bisogno di un femminismo ripulito come abbiamo bisogno di un movimento gay e lesbico,
per ricostituire questa nuova nazione che deve nascere dalle ceneri del berlusconismo, che però non può essere solo una nazione di patriarchi fondamentalmente, ma ha bisogno di donne, di femministe, di gay e di lesbiche al suo interno. E il razzismo è una delle tante componenti che gioca in questa vittoria, diciamo. E infatti quando... cioè, questa è una storia secondo me speculare rispetto alla storia dei flussi, della gestione dei flussi migratori, cioè quando si ridesigna un margine spostandolo in avanti nella direzione della concessione di diritti, lo si fa nell'ottica di mantenere una stabilità, cioè da parte di chi lo fa ovviamente. Quindi la concessione di questi diritti ovviamente rinsalda dei legami di potere dentro la di forza. E quindi va nell'ottica esattamente del governo, diciamo, di dispositivi che invece esistono nella società, come in teoria, cioè mettono in discussione in teoria il fondamento stesso dell'ordine capitalistico nel momento in cui leggiamo nella famiglia, no? Il primo nucleo attraverso cui questo si riproduce. Quindi, là dentro ovviamente questa storia qui è una storia in cui il governo di queste dinamiche interne alla società si riposiziona immediatamente, e quindi i due gay e le due lesbiche che si baciano sotto il tricolore sono l'esigenza dello Stato di spostare un pochino in avanti quel margine là per leggerlo in contrasto ad esempio con il mondo dell'Islam, no? E tutta la costruzione, perché quello adesso è funzionale, in quel senso. Io farei un bello applauso. Cosa di metodo, tecnica sul seminario. Allora, questo seminario è fatto da questi incontri, da dei laboratori. Allora, se volete i crediti sono necessari da frequentare, se anche non li volete i crediti è bello se venite, perché continuiamo queste chiacchiere che abbiamo fatto ora, leggiamo il materiale che le relatrici ci mandano, ci possiamo lavorare sopra e basta. Quindi cercate di venire. Il prossimo sarà martedì 6 novembre alle 17, alle 19, in aula A. Per gli aggiornamenti dalle mail che mi avete dato ve li scrivo, se no guardate su Facebook Laboratorio Autoformazione, o se no guardate il sito www.bartrevi.info. Grazie. Aula A 100-300. Sì, quello è l'incontro seminariale, così quello per chiacchiere è prima. Come si spegne?